It's a lonely night. Everybody's happy. Been turning around. Ciao ragazzi, siamo sempre nel nostro laboratorio tecnico. In questo caso un piccolo video dove vi mostriamo una delle nostre SG Custom in pronta consegna, in offerta. Abbiamo deciso di fare un'offerta fino al 31/12 di quest'anno, 2015, per chi acquisterà entro il 31/12 delle repliche custom che abbiamo pronte in casa. In questo caso vi abbiamo già fatto vedere questo tipo di customizzazione. Questa offerta, importante ragazzi, questa offerta noi la manderemo solo tramite la newsletter, quindi a chi è iscritto alla nostra newsletter. Se non foste iscritti, mandateci, mi raccomando, una mail con scritto registrami alla mail thesofttireforlife@yahoo.it. Comunque la vedrete in sovraimpressione anche in questo video. E lì vi manderemo l'offerta per queste custom. È una cosa che facciamo proprio perché per chi ci segue anche sulla newsletter vogliamo dare vogliamo porgere un nostro ringraziamento in questo senso. Potete stare tranquilli che comunque non siamo un'azienda che rompe le balle, quindi non vi manderemo mille mail, non lo facciamo, chi è iscritto lo sa, e poi in ogni caso da una newsletter ci si può senza problemi come al solito disiscrivere. Comunque quello che ci interessa è farvi vedere appunto questa custom, che è una di queste in offerta, speciale. La base di partenza è sempre un bellissimo Lonestar, noi l'abbiamo già detto ormai 100.000 volte, non lo diciamo più. Ottima base, fucile veramente molto valido di serie, sul quale abbiamo già effettuato una customizzazione abbastanza importante, che permette un utilizzo senza nessun tipo di problemi con batterie 11.1. inoltre questa qui è una custom che viene venduta completa degli accessori che vedete, quindi è una sorta di replica del modello del Mod Zero, dell'MK18 Mod Zero, che è uno comunque dei fucili più utilizzati dai reparti speciali americani. Questo è l'MK18, il Mod 1, e viene venduta come la vedete, quindi compresa di mirino aim point con un attacco, un gancio che ricorda, non è il modello originale però ricorda il modello Wilcox. Per i più puristi vedranno la differenza ovviamente nella conformazione, però diciamo ricorda quel tipo di modello a un gancio. Abbiamo un silenziatore appunto sempre da setup per questo tipo di modello, la grip verticale e il nostro calcio crane. Per quanto riguarda il comparto esterno, abbiamo anche, che lo vedete subito dal comparto esterno, un grilletto CNC in questo caso, e internamente invece abbiamo una preparazione molto interessante. Come al solito siamo andati a fare la pulizia, disassemblaggio, l'abbiamo diciamo aperta in mille pezzi, abbiamo rifatto lo spessoraggio in maniera professionale, molto più accurata, abbiamo utilizzato appunto dei grassi di altissima qualità differenti per reparto ingranaggi e reparto gruppo aria, siamo andati a sostituire il pistone con un modello con cremagliera in acciaio super alleggerito, anche in questo caso cremagliera in acciaio trattato, quindi massima resistenza nel tempo. Abbiamo montato una testa a pistone ATS Aerof, quindi una delle teste molto particolari che, come sapete, abbiamo detto 100.000 volte, aumentano diciamo di qualcosina la gittata e soprattutto la precisione, quindi un prodotto molto interessante. E siamo andati a utilizzare una molla sempre ATS X100, quindi indeformabile, un materiale indeformabile. Grande precisione della replica, abbiamo fatto una sensibilizzazione del grilletto, abbiamo montato appunto questo grilletto al CNC, e la replica, oltre a questo sistema diciamo di meccanica interna, ha in più l'installazione di una centralina MERF 3.2, che è quello che noi reputiamo forse una delle migliori a livello di prestazioni elettroniche. Permette tutta una serie di vantaggi, ragazzi, andatevi a vedere il video, l'avevo fatto, perché per la MERF ci manca solo che fa il caffè, fa veramente tantissimo. In questo caso abbiamo una batteria da 11.1-1200, che tra l'altro è anche scarica. Facciamo vedere più o meno. Super reattivo in singolo, veramente super reattivo, e abbiamo un ratio di fuoco attorno ai 24 colpi al secondo con batteria carica. Quindi fucile dalle ottime prestazioni, affidabilissimo nel tempo, avete l'elettronica che salva da qualsiasi cosa, problemi di qualsiasi tipo di problema ci sia, la centralina è intelligente, veramente blocca se c'è un corto, blocca se c'è un cavo spellato, è veramente spelato, è una cosa molto 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 valida. Con le MERF non abbiamo mai, e ripeto, mai avuto un problema, quindi sono per noi l'affidabilità eterna da un punto di vista di elettronica. Quindi bellissimo fucile, per l'acquisto entro il 31/12 lo troverete al prezzo promozionale che vi mandiamo nella newsletter. Quindi mi raccomando, se non siete iscritti, iscrivetevi.
Vi salutiamo e vi auguriamo buone feste. Ciao ragazzi! Everybody's happy.